Devo finire sta poltiglia che è praticamente dell'avena istantanea, dell'oatmeal, sì, del porridge istantaneo che ho comprato per sbaglio in Croazia, vegano, io pensavo fosse granola. Il problema è che è al gusto di banana. Le cose al gusto di banana, come in primis le cose al gusto di ciliegia, sono orripilanti. Cioè le cose al gusto di ciliegia sono veramente, cioè così. E c'è anche il cioccolato, a me non piace. Il cioccolato generalmente nel porridge, cose così, quindi. Però ne approfitto che sta piovendo. Che buono! Visto che è una pappetta di sola avena e acqua, aggiungo un po' di proteine in polvere perché almeno un passo completo, cioè perché altrimenti ho fame tra 12 minuti. Botti, più o meno. Prontissime, c'è anche il lamento di Amleto sotto. Tipo non avevo più spazio sulla schedina SD, mi ero dimenticata di svuotarlo, non avendo svuotato la memoria sono qua con l'iPhone 8. Ora faccio colazione, devo prendere le misure delle tende perché se c'è la sartina vicino a casa aperta le porto le tende, perché ho comprato tre pannelli per metterle, una sulla cucina, una in bagno, una in corridoio. E sono delle tende a pannello, appunto, semplicissime in cotone bianco, e vorrei iniziare almeno a far sembrare questa casa un minimo, cioè che inizia a sembrare una casa. Ieri ho ordinato il divano, il costo di quella roba, cioè io veramente sera devo uscire pomeriggio tardi perché devo andare a fare la cat sitter da Giulio, la gatta di una mia amica. Si chiama Giulio. Comunque questa cosa mi ha svoltato la vita. Serbatoio con l'acqua, poco detersivo, poco sì, detersivo quello per i pavimenti, levetta, spruzzo e via. Addio mocio, addio secchio, addio tutto. Stavo cercando dei tavoli su Marketplace. Ho trovato un tavolo che è praticamente un tavolo di Maison du Monde, ha una forma tipo quasi come se fosse un triangolo più o meno con gli angoli arrotondati. Nuovo costa tipo 580 euro. Su Marketplace ho trovato a 150 e dalle foto sembrava molto più chiaro in realtà di quanto non sia realmente, anche se è comunque una tonalità di legno che mi piace. Per fortuna qualcuno ha caricato delle foto come recensione su Maison du Monde e non so se prendono, nonostante appunto siano 150 euro, perché cioè, gli altri tavoli che mi piacciono ce ne sono alcuni su Sclum, molto carino, sempre tondo, poi c'è questo carino, ma insomma, questo che mi piace tantissimo, super di moda, però 600 euro di tavolo anche no. Poi c'è questo, abbastanza anonimo. Vabbè, insomma. Però la cosa che mi fa impazzire sono poi le persone che mettono dei tavoli orripilanti a dei prezzi allucinanti. Tu dici, ma senti, con che pensiero credi che la gente ti compri queste cose? Non lo so, perché io non comprerei delle schifezze del genere, però vabbè. Un'altra cosa che stavo cercando erano anche gli specchi. Gli specchi che non capisco come mai costino così tanto, hanno veramente dei prezzi folli e soprattutto sono sempre un po' banali e quelli un po' più particolari, un po' carini, ovviamente diventano praticamente inaccessibili. Al momento mi mancano, ho comprato appunto ieri il divano. Mi mancano, non so se si vede, però i lampadari ancora tutti, un mobiletto per il bagno e quello prenderò un mobiletto IKEA, ho visto che mi piace il God Morgon. Tra
Temporale, è partito il temporale, mentre qua comunque ci continuiamo a gustare del Polase. Due tipi di approcci per quando si arreda a casa: gente che compra tutto subito immediatamente e persone che fanno il minimo indispensabile, come me praticamente. Anche solo cercare di percepire questo appartamento come casa inizia ora ad avere questo sentimento, perché sono passati praticamente 6 mesi e adesso inizio più o meno a sentirmi a casa, a sentirmi in pace, tranquilla con questo spazio, e quindi sto anche riuscendo ad essere un po' più interessata a voler comprare un divano, a voler comprare un tavolo, a voler comprare un mobile per il bagno e quant'altro. Questo sia il metodo migliore per tagliare i peperoni senza sprecarne tantissimo, ovvero si fa una croce, nel senso che si incide su un lato, poi su tutto l'altro fino a praticamente la base qua, da una parte e dall'altra. E poi fondamentalmente poi di base si apre come un fiore. E la parte centrale resta quasi sempre più o meno, diciamo, attaccata. Se nel caso, come qua, non si staccano bene i semi, questo è stato un po' sfigato perché un po' è avanzato, ma quasi sempre riesco poi a recuperare tutto, ma volendo appunto si taglia via, così si spreca il meno possibile. Una cosa che mi capitava spesso era l'aglio che mi si seccava, mi si asciugava tutto l'aglio, e quindi per evitare di buttarlo ogni volta ho deciso di fare un esperimento, ovvero ho comprato l'aglio, mi sono messa qui un quarto d'ora, 20 minuti, pelare le bucce. Le ho messe in questo barattolo di vetro in frigo. Al momento mi stanno durando, non so, questa non mi piace. Provando a vedere se può funzionare. Perché appunto a me finiva che poi rischiavo di buttare sempre una testa su tre, e anche no. Possibile che per due verdure del tofu esploda, adesso parlo di quella roba lì, esploda la cucina, quello è il mio treppiedi, vabbè, adesso metto a posto. Volevo solo parlare di questa cosa, di questa pressione sociale nel dover tenere per forza tutti i barattoli di vetro che una persona ha nella sua vita. Cioè, io capisco il riutilizzo, non sprecare le risorse, ma io, cioè, sono arrivata al punto in cui inizio a buttare i barattoli di vetro perché non ho più spazio dove tenerli. Quindi, a parte alcuni un po' più grandi, un po' più piccoli, di forme regolari, alcuni proprio sono o troppo piccoli o appunto inutilizzabili, di altri ho perso addirittura il tappo. Quindi questo è il vostro segno per buttare finalmente alcuni barattoli. Non possiamo e non potete tenerveli tutti. Guarda, là ce n'è un altro.
tre di queste, le Clipfly, non so come si legga. Sono delle tende a pannello bianco molto semplici. Ora dovrei prendere le misure di questa perché mettere qui una tenda lunga con il lavandino qui di fianco, cioè il lavello lì di fianco, è un po' scomodo. E quindi devo capire la misura, devo inoltre prendere la misura per il bastoncino che andrà a essere, perché dovrò comprare dei bastoncini bianchi semplicissimi che attacco direttamente sulla finestra. Quindi bisognerebbe fare una specie di piccola asola in cui far passare poi il bastone e da lì poi tagliare. Non so, ha smesso di piovere, non so se c'è la mia sartina aperta, quindi uscirò lo stesso, vado a comprare questi bastoni che attacco con l'adesivino che hanno lì. Non... E magari riusciamo dopo 6 mesi ad avere delle tende a una finestra. Approfitto di questa scena in cui non succede fondamentalmente nulla per darvi un consiglio ed evitare che magari facciate il mio stesso errore. Perché io ho misurato le tende prima, le ho addirittura tagliate, fatto fare l'orlo e poi le ho lavate, senza tenere in considerazione che il cotone e il lino, le mie tende sono in questo caso di cotone, possono restringersi se lavate con l'acqua. Ed è proprio quello che è successo. Non si sono ristrette di tantissimo, sono comunque riuscita a recuperarle e la misura è comunque accettabile. Però ricordatevi che prima lavate le tende, dopodiché misurate, fate fare gli orli, dopodiché dovreste essere a posto. Devo andare a casa della mia amica, ho mollato le tende dalla sarta, domani sono pronte. Ho tirato via la pasta per la pizza perché altrimenti se è fredda di frigo non si riesce a stendere. La stendo così poi quando torno caccio tutto in forno. Vedete? Se non la lasciate fuori frigo per un bel po', è tipo gomma. È tipo gomma e non si stende. Niente! Oh. Aiuto! Aiuto, mamma! Dove sei quando servi? Ma se io ti stendo, tu perché? Vabbè, raga. Facciamo così a questo punto. Unica teglia. Pizza spessissima. In genere riesco a fare due teglie grandi così. Non oggi. E quando torno sarà un pochino più a temperatura ambiente. Un saluto a tutti i pizzaioli di Napoli o a tutti i pizzaioli in generale. Io che ho distrutto questa pasta, c'è da dire che è anche integrale, quindi magari non so se incide anche quello. Facciamo una cosa, io ora la lascio perché altrimenti potrei lanciare la teglia con l'impasto fuori dalla finestra. No, questo è il velo pietoso su questo scempio, su cui torneremo più avanti. Fresco, ma c'è un umido. Oltretutto, sedile completamente bagnato. È un vlog oramai, se non c'è un haul della spesa, secondo me no. Mi sentivo particolarmente ricca e quindi sono passata dal Naturassi. Per chi non lo conoscesse, il Naturassi è questo posto biologico, tutto IE, che chiaramente è caro come una gioielleria. Però fanno queste cose fighe come vabbè molti altri negozi, per cui tutte le cose, 50 per, tutte le cose prossime alla scadenza le mettono al 50%. Quindi stasera ho tirato su un sacco di cose. Hanno anche una linea molto carina di frutta e verdura.
che sarebbe scartata nella normale produzione alimentare, comunque nel normale processo di vendita. Il costo al chilo era effettivamente più basso rispetto alla media del Natura, sì, ma comunque competitivo rispetto anche alla media dei supermercati, per evitare che tutta questa frutta e verdura venga sprecata, perché abbiamo ancora gli standard di bellezza, cioè per la frutta. Vabbè, comunque. In ogni modo, ho trovato un sacco di cose appunto al 50, perché è prossima la scadenza, tra cui queste lingue di farro semi integrale, sempre un buon modo per mangiare dei cereali diversi che non siano frumento e riso. Poi ho voluto fare questa follia, una bottiglia di kombucha che era anche in offerta. Ne ho bevuto solo uno offerto, che mi hanno offerto, però era lo zenzero. E quindi qualsiasi cosa lo zenzero non finisce, che non mi piace. Quindi ho preso questo al tè verde, per curiosità. Susine rosse, amo le susine, quindi contentissima di averle comprate. Poi una quantità di uva che può sembrare tanta, ma io questa se mi ci metto me la mangio da sola. Poi dello yogurt, prossimo alla scadenza anche questo. E poi sempre perché insomma credo prossima alla scadenza, Alfano, o perché prossima alla scadenza, mi avevano raccontato una volta, o perché hanno un'eccedenza e quindi rischierebbero comunque di non sapersene cosa fare, pomodori cuori di bue. E poi una cosa che anche qui non compro quasi mai, perché in realtà anche la pizza sono arrivata al livello che mi piace marinara. Ero partita togliendo la mozzarella a stracaricare la pizza di verdure, quindi se vi state approcciando al mondo vegano o se non potete mangiare la mozzarella, eccetera, eccetera, probabilmente questo sarà un approccio che farete. Però mi ha incuriosito, fondiveg non fonderà mai, ed è una specie di appunto mozzarella perfectly melt on pizza. You wish, proprio, you wish. È senza glutine e è fatta soprattutto perfetta anche a crudo. Non mangerei mai a crudo questa cosa. L'ho voluta provare soprattutto perché la lista di ingredienti è molto interessante, nel senso che è preparata a base di lenticchie. Dal punto di vista delle proteine c'è qualcosina, mentre spesso le altre sono fatte a base di grassi un po' così. Voglio vedere in che condizioni è la pizza. Ho fame, dato che non ho fatto merenda. Ho fame. Ah, ma bellissima! Però è lievitata ancora un po'. Voilà. Ti stendi meglio. Sto usando la salsa di mia mamma, che è liquidissima, forse perché lei le fa in dei sacchetti di plastica e io l'ho messa a scongelare in un pochino di acqua per aiutare un po', no, il procedimento. Credo che quel sacchetto fosse bucato. Liquidissimo il sugo. Madò, che brodo! Vabbè, speriamo che cuocia lo stesso. Oramai è andata. E non ho modo di farne scongelare dell'altro. Amici di Napoli, ricordatevi che io sono croata. No, scherzo, cioè sì anche. Qualcuno diceva, buona anche cruda. Non fa schifo, ma non è una roba che tipo dico che voglia di mangiarmi la, com'è che si chiama? La fondivec cru. Ho sbagliato anche a grattugiare la mozzarella, ma veramente, cioè io boh. Generalmente grattugio con questo lato, ho grattugiato di qua. Infatti andava veloce, ho detto mamma mia come va giù liscia, ma chissà come mai. Perché oggi non ne stiamo imbroccando una, ragazzi. Io volevo solo mangiare una pizza. E in the forno goes. Allora, se siete d'accordo, ma anche se non siete d'accordo, non è che potete ora presentarvi e dirmi: obiezione, farei un taste test per vedere com'è questo gombruccia, kombucha. Spero facesse psst, invece no. La tipa, il meme, la kombucha girl, non esagerava quando ha fatto. Perché? Non mi fa impazzire.
Forse tè verde non è il sapore ideale, perché comunque tende a essere anche il tè verde un po' amaro. C'era in offerta anche il sapore melograno, ma il melograno tende a essere già aspro di suo e quindi ho evitato. Cioè dovrei trovare qualcosa tipo lampone, fra, non so se li fa, non so che gusti facciano. Sì, ma no, cioè lo finirò, ma non mi fa impazzire. Forse devo trovare un altro gusto. Se oltre verde non lo ricomprerei. Dunque, la pizza cuoce in tipo 10 minuti, meno. Mi sono distratta guardando un video su YouTube. È mezza bruciata. Vi farà piacere sapere che però la mozzarella si è sciolta veramente. Quindi questa è la distanza da cui vedrete questo obbrobrio. Io mi meritavo una pizza. Vado a mangiare lo stesso. Abbiamo la nostra tenda fatta, finita, cucita. Tra l'altro c'è stato un momento di panico perché io arrivo là e le dico sì, un 80, e io l'avevo tagliata e lei mi fa guarda che è già un 80, non riesco a farti né il bordo né l'orlo. Torno a casa, era 1,30 e ho sbagliato a prendere, cioè a dare la misura. Ne metto su una per vedere come sta, poi le lancio in lavatrice per un lavaggio molto rapido. La qualità non è delle migliori, orli un po' storti. Ora provo a mettere su questi, le metto su.